di girarvi e guardarvi attorno per vedere in quante siamo oggi. Stiamo costruendo una manifestazione che nasce da una necessità storica a cui siamo di fronte. Una manifestazione che dice in maniera chiara: fermiamo il DDL sicurezza. Questo governo ci vuole imporre la sua repressione, ci vuole divise, ci vuole sotto controllo e ci vuole spaventate, ma questa piazza è l'esempio pratico dell'alternativa alla loro repressione. L'alternativa sono le persone che si organizzano, sono le persone che praticano solidarietà dal basso. L'alternativa sono tutte quelle persone che lottano ogni giorno in tanti modi diversi e in tante direzioni diverse, ma che sanno convergere e unirsi contro un obiettivo comune, sia nei nostri territori che a livello nazionale. Una convergenza non è solo possibile, ma è necessaria. Non esiste sicurezza nei divieti, nella marginalizzazione e nella militarizzazione. Per questo oggi riempiremo le strade di Padova anche per tutti coloro che non possono essere qui, tutte le persone marginalizzate, tutte le persone morte nelle rotte migratorie, tutte le persone rinchiuse nei CPR e nelle carceri. Adesso è arrivato il momento di iniziare questo corteo e riprenderci le strade della città. Durante il corteo interverranno le realtà che hanno animato questo percorso, ma ci sarà anche la musica, ci saranno soprattutto le nostre voci. Per questo abbiamo tanto distribuito dei volantini con dei cori che ci facciano sentire ancora più forte. Adesso andiamo e ci prendiamo la nostra libertà.